Ciao lettrici e lettori, benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale Mary Lulamas. Oggi parliamo dei libri che volevo leggere nel 2021, ma che non ce l'hanno fatta. Mi è venuta questa idea perché ho notato che dalla TBR autunnale io proprio, cioè, come averla fatta e dimenticata nell'arco di pochi minuti, non ho preso praticamente quasi nessuna delle letture. Quindi mi è venuto in mente di dire: ma visto che stavo stilando appunto la TBR invernale in quel momento, ho pensato, ma andiamo a guardare quanti dei libri che ho inserito in molteplici TBR non ce l'hanno fatta. Ed effettivamente ce ne sono un po'. Quindi volevo fare questo video un po' come promemoria per me stessa, per ricordarmi appunto dei libri che avevo fortemente intenzione di leggere quest'anno e che non ho letto. Ma in realtà anche per contare su di voi e avere qualche commento rispetto a questi libri che magari mi dica: no, cosa hai fatto? Dovevi assolutamente leggerlo, così ho anche lo stimolo per rimetterli magari in qualche TBR mensile dei prossimi mesi. Allora, vado un po' in ordine sparso. Ci sono alcuni libri che io tecnicamente avevo anche iniziato a leggere. Ora, quando io leggo poche pagine di un libro, non lo considero un libro abbandonato. Io generalmente non considero abbandonati i libri quando magari ho letto 5, 6, 10 pagine, perché semplicemente è come se lo considerassi un assaggio. E qui ce ne sono alcuni che di fatto io avevo iniziato e appunto non li considero abbandonati, però qualcosa mi diceva che non era il loro momento, quindi vi farò sapere anche quali sono. Ho scelto 10 titoli, 8 cartacei e 2 ebook, perché erano veramente 2 ebook che mi sono saltati all'occhio quando ho riguardato le liste, e così ne parliamo un attimo insieme. Primo libro che, poveretto, lui è nella mia libreria da un bel po' di tempo, 2 anni e mezzo, mi ricordo anche il perché. È un'edizione splendida e non ha mai avuto la sua possibilità, è The Watchmaker of Filigree Street di Natasha Pulli. Edizione splendida, c'è anche l'orologino. Quanto è bello questo libro. Come dico sempre, il libro che mi era stato consigliato da una mia ex collega che aveva lavorato per la casa editrice, mi ha detto che era un buon approccio al genere steampunk, blanda fantascienza. Però non ha mai vissuto il suo momento. Io non so se mi intimorisca per il fatto che è in inglese e anche che è scritto piccolissimo, però tra i miei buoni propositi del prossimo anno c'è anche il fatto di reinserire regolarmente qualche lettura in inglese per, insomma, non perdere familiarità con l'abitudine della lettura in inglese. Questo qui io l'ho messo varie volte nelle TBR autunnali perché è sempre una lettura che mi faceva pensare ad Halloween o comunque al periodo autunnale. Però quest'anno, cioè l'anno prossimo, costi quel che costi, mi piacerebbe leggerlo in qualche momento, anche perché è un bel malloppone, è effettivamente un libro molto bello esteticamente. Mi dispiace che stia lì così. Stessa cosa si dica per un altro libro comprato in quello stesso periodo, questo l'avevo comprato quando ero in Irlanda del Nord, che non ha mai avuto la sua possibilità, nonostante a me piaccia moltissimo Alexander McCall Smith. E sto parlando di 44 Scotland Street. Questo è il primo di una serie, è il primo che leggerei in inglese di questo autore. È un autore che mi intrattiene sempre tantissimo, quindi non credo neanche sia molto difficile da leggere in inglese. Però per qualche motivo il suo momento non arriva mai, nonostante questo libro, per ambientazione e appunto conoscendo l'autore, sia assolutamente nelle mie corde. Quindi l'ho inserito, credo, nella TBR autunnale, se non sbaglio, anche questo, però il suo momento non è arrivato. Ma mi piacerebbe comunque che avesse una possibilità perché appunto conosco l'autore, le ambientazioni, perché no? Poi veniamo a uno dei libri che avevo iniziato. Io non so se ci sia, no, c'è un segno dentro, ma non c'è più il segno della pagina, ma io ne ho letto veramente pochissimo e questo è veramente clamoroso perché non so quante volte l'ho nominato su questi schermi. Si tratta di Yalna di Maso Della Roche, che io avevo ricevuto in un book swap e avevo messo nella TBR autunnale perché me l'ero anche portato dietro in Italia quando sono andata in Italia ad ottobre. E me l'ero portato pensando di leggerlo mentre ero a casa dei miei. Invece non so perché io ho cominciato le primissime pagine, ma qui si parla veramente di
forse 8-9 pagine e qualcosa non mi ha catturata, però io no, appunto non considero abbandonati questi libri di cui ho letto una quantità ridicola di pagine, perché non ho neanche avuto occasione di farmene un'idea, quindi lo voglio assolutamente recuperare perché mi interessa anche qui l'ambientazione, il fatto che sia una saga familiare. Lo volevo leggere per il Gilmore Girls Retreat, che era un progetto di alcune ragazze su Instagram in cui bisognava leggere romanzi familiari e lì non ha funzionato, quindi prima o poi mi piacerebbe recuperarlo perché tra l'altro ne ho letto veramente tante opinioni buone, conosco tante persone che stanno andando avanti con la saga, quindi comunque che la stanno apprezzando. Mi dispiace lasciarla così proprio senza darle neanche una possibilità, quindi mi è tornato in mente mentre stilavo questa lista e ho voluto inserirlo. Vi inserisco poi qui uno dei due ebook. Questo è uno di quei libri che quando dico che non l'ho letto, soprattutto qui su YouTube, mi arrivano vagonate di commenti che dicono: no, non è possibile, proprio tu, ma a te piacerebbe tantissimo. E si tratta di The Help di Catherine Stockett. Libro che io so come se fosse una ricetta già che io guardandola dico mi piacerà tantissimo perché ci sono tutti gli ingredienti che piacciono a me. Ecco, questo libro è così, è una ricetta e mentre dico questa cosa mi stanno venendo altre idee per altri video, è una ricetta che so già che può piacermi tantissimo. Ci sono dei personaggi femminili forti, c'è la segregazione razziale, ci sono gli Stati Uniti. Ogni volta che parlo di libri tipo Pomodori Verdi Fritti e La vita segreta delle api, mi torna alla mente questo perché sono sicura che quando lo leggerò mi piacerà. Eppure non è mai arrivato il suo momento e ancora una volta conto che qualcuno mi dica che non è possibile che io non l'abbia ancora letto, così mi torna la voglia di farlo. Poi un altro libro che ho inserito credo in ben due TBR diverse, sicuramente una era quella estiva di quest'anno, ma credo di averlo già inserito in una TBR, è Banana Flower di Bulbul Sharma. Questo l'avevo acquistato insieme ad altri titoli Marcos y Marcos perché volevo farmi un po' un'idea del catalogo, ma non è ancora arrivato il suo momento e sebbene anche qui sappia che potrebbe assolutamente piacermi perché ci sono personaggi femminili, una storia di famiglia, non so perché ancora non ho avuto quello stimolo che mi ha fatto prenderlo in mano e cominciare, quindi anche questo potrebbe essere una buona opzione da, tra virgolette, mettermi davanti nei prossimi mesi e magari decidere di leggerlo. Altro libro di cui ho letto pochissime pagine, eccolo qui, c'è il segnalibro, sono arrivata a pagina 12, ma non si può dire che questo sia un libro abbandonato, anzi adesso tolgo il segnalibro e lo rimetto all'inizio. È Furiously Happy di Jenny Lawson. Questo è un libro di non fiction, è un libro che parla di salute mentale ed è un libro che lo fa con un tono divertente e per quanto possibile leggero. Ho iniziato a leggerlo nel momento sbagliato, ero sopraffatta da una serie di cose, ci ho messo sopra anche questo libro ed era come se non riuscissi ad apprezzarlo, era come se lo leggessi senza gustarlo, ma rendendomi conto che era qualcosa che in un altro momento mi sarebbe piaciuto tantissimo. Quindi è il classico libro per cui ho bisogno del momento giusto, che sono sicura arriverà. Mi sono anche un pochino fatta un'idea di che cosa tratti, quindi comunque devo dire che è stato utile anche solo assaggiarne, tra virgolette, qualche pagina, però lo voglio assolutamente riprendere in un altro momento, con un'altra testa, con un'altra lucidità, perché merita di essere letto con la disposizione giusta d'animo. Per motivi del tutto diversi, ma con un risultato simile, avevo abbandonato anche The Versions of Us, sempre di Laura Burnett. Ci sono un sacco di libri in inglese in questa lista. Questo è Tre volte noi in italiano. La copertina mi sembra sia uguale, però c'è solo scritto Tre volte noi. E questo è un libro in cui la stessa storia. Allora, no, in cui. Sì, la stessa storia viene raccontata con delle variazioni. Quindi ci sono la stessa coppia di protagonisti che vengono raccontati in momenti diversi della loro vita e in tre variazioni diverse. Quindi cosa sarebbe successo se qualcosa fosse andato diversamente nella loro vita? Questo tipo di libro richiede una attenzione particolare perché ogni capitolo parte con le tre
variazioni, poi va avanti e ci sono altre tre variazioni, quindi bisogna rimanere concentrati. E la volta che io l'ho iniziato, che poi comunque anche qui ho letto veramente pochissime pagine, non avevo la concentrazione necessaria, quindi anche questo è un libro che, avendo assaggiato qualche pagina, so di che cosa si tratta, quindi so come pormi nei suoi confronti nei prossimi mesi e aspetterò il momento giusto. Forse questo è uno di quei libri che magari in viaggio è una buona idea portare, perché effettivamente ha quel tipo di struttura per cui quando si ha la mente libera e non si hanno pensieri, viene meglio leggerlo, quindi ho capito un po' di che cosa si tratta e insomma lo riprenderò al momento giusto. Altro ebook che avevo messo sicuramente nella TBR, no, non ne sono così sicura, forse nella TBR invernale dello scorso anno, perché volevo leggerlo a inizio 2021, è Febbre di Jonathan Bazzi. Questo è un libro che io ho acquistato in seguito al sentirne parlare molto, alla vincita di alcuni premi, adesso è anche stato tradotto in altre lingue, quindi viene distribuito all'estero, ne è anche uscito nel frattempo l'audiolibro e io mi sono sempre ripromessa di leggerlo, ma ho sempre avuto quel timore nell'approcciarlo che fosse comunque un libro che chiaramente fa soffrire, fa riflettere, tratta degli argomenti molto importanti e quindi che avesse bisogno del suo momento particolare. Che per me non è ancora arrivato, ma ci tengo tantissimo a leggerlo, quindi farò sì che il 2022 finalmente sia il suo anno, anche perché ormai è un po' scemata l'attenzione. Adesso se ne è riparlato appunto per l'uscita delle traduzioni, però è qualcosa a cui tengo molto, è un argomento che mi interessa, quindi non voglio che cada nel dimenticatoio, cosa sempre più facile con gli ebook perché non ce li si ha davanti agli occhi. Ultimi due libri, su questo vado rapida perché non ne potrete più. Quest'anno ho perso il giro e non ho letto un libro di James Baldwin, quindi mi sono rimessa davanti agli occhi Se la strada potesse parlare, che era, diciamo, il libro successivo che volevo leggere di suo. Ho visto che c'è anche il film su Netflix, quindi mi farebbe piacere poi anche dare un'occhiata a quello. E questo ha anche la postfazione di Joyce Carol Oates, che io amo alla follia, quindi devo trovare un momento per dedicarmici. Non sono libri per me difficili da approcciare, bisogna essere un po' anche qui nella modalità giusta, perché trattano dei temi comunque importanti e che richiedono concentrazione. Quest'anno mi è proprio mancata l'occasione in realtà di leggerlo, mi è mancato un momento in cui avessi voglia di raccogliermi e leggere James Baldwin e assaporarlo, e quindi se non ero in quella disposizione non volevo neanche iniziare, però questo è uno dei titoli che assolutamente io voglio recuperare, ne sto collezionando vari perché appunto non ce ne sono tanti, ma mi piacerebbe averli tutti. Infine, altro libro che avevo messo, credo nella TBR invernale dello scorso anno, forse primaverile di quest'anno, scusate, è Un albero cresce a Brooklyn di Betty Smith. Questo è un libro che io ho sempre detto che mi intimorisce un po'. Ma in realtà, siamo sinceri, mi intimorisce perché è scritto con un font veramente da perdita delle diottrie ed è anche un bel malloppone di quasi 600 pagine, ma questo è l'unico motivo, nel senso che anche da quello che mi è stato raccontato è una storia super avvincente, i personaggi sono bellissimi, è ambientato a New York, insomma. Anche qua ci sono tutti gli elementi perché mi piaccia come libro, però devo dire che sono un po' intimorita dal formato, è veramente molto molto piccolo e, come ho detto già qualche volta, non so se anche a voi faccia questo effetto, ma a volte i libri scritti veramente piccolissimi, soprattutto se ho passato una giornata lunga davanti al computer, mi fanno un pochino passare la voglia di leggere. È una cosa brutta che devo superare, però purtroppo mi succede, ma non voglio che vada a influenzarmi nella lettura di questo libro che sono sicura sarà bellissimo e e mi arricchirà tantissimo, quindi arriverà prima o poi il momento in cui cercherò di non farmi intimorire da questa cosa e, occhiali alla mano, cercherò di leggere anche questo. Quindi questi erano i 10 libri che
poverini, sono stati inseriti in un sacco di TBR nel corso dell'anno, ma non ce l'hanno fatta e non sono riuscita a leggerli nel 2021, ma a cui vorrei assolutamente dare una possibilità nel 2022. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questi titoli, se ce n'è qualcuno che veramente dovrei vergognarmi di aver trascurato quest'anno. Così so che devo inserirlo assolutamente tra le letture dell'anno prossimo. Io vi ringrazio tantissimo per tutto il tempo, l'affetto e la compagnia che mi state facendo in questi giorni. Ormai posso dirlo ancora per solo un paio di volte, ma sono molto felice di dirlo. Vi ringrazio tantissimo e se vi va, noi ci vediamo domani. Ciao ciao!